Suona la campanella per il primo giorno di scuola del Matelica. Gli ordini del tecnico Aldo Clementi, biancorossi, si sono ritrovati al comunale e hanno cominciato la loro avventura per il quarto anno consecutivo nel campionato di Serie D. Da lunedì 25 luglio la squadra partirà per il ritiro di Sefro fino al 6 agosto. Da lì il Matelica si sposterà a Camerino l'8 agosto negli impianti sportivi in località Le Calvie, dove resterà fino al 20 agosto. Obiettivi importanti, quelli fissati dalla società del presidente Canil, considerato il mercato svolto che pone i biancorossi come una delle probabili protagoniste del campionato interregionale. Ma sentiamo subito la voce dei protagonisti, partendo con il tecnico Aldo Clementi. Aldo Clementi, siamo già nel campo sportivo e il Matelica comincia a sudare da oggi, visto il caldo? Sì, beh, il clima è proprio per sudare, però siamo molto, molto contenti di poter iniziare, siamo eccitati di poterci mettere alla prova. Un anno nuovo, quarto anno consecutivo per il Matelica in Serie D, non si fanno previsioni all'inizio, però si punta in alto? Ma io credo che questo deve essere il nostro obiettivo, insomma la società ha mandato segnali importanti. Sicuramente non si fa una campagna acquisti così e poi si deve volare bassi. Questo non significa essere presuntuosi, significa essere consapevoli di quello che c'hai in casa. Credo che ogni squadra, e nessuno mi può smentire, ogni squadra gioca per vincere, a maggior ragione dobbiamo provarci noi. È un compito difficile, perché è difficile, chiaro, vince solo uno, le cose sono tante, le stagioni sono lunghe. Però noi sicuramente dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo, vogliamo recitare un ruolo importante. Oggi Matelica, poi Sefro e poi Camerino. Sì, diciamo che abbiamo strutturato tutto quanto, la società credo sia stata eccellente anche nell'organizzare tutto quanto, nell'organizzare le varie tappe di avvicinamento all'inizio del campionato. È un momento fondamentale questo, perché ci sono anche diversi giocatori nuovi, quindi dobbiamo conoscerci, dobbiamo iniziare a porre le basi per quello che sarà il futuro. Credo che siano giorni fondamentali anche al di là dello stretto lavoro che si fa. È un lavoro di... si pongono basi importanti questi giorni. Mauro Canil, presidente del Matelica, oggi riparte la quarta avventura in Serie D per il suo Matelica. Sì, un'emozione, perché, ripeto, per Matelica essere in Serie D, quarto campionato che facciamo in questa categoria, credo sia una bella soddisfazione per me, per i miei dirigenti, per il mio gruppo, per tutte le persone che lavorano insieme a me, che non finirò mai di ringraziare, ma anche credo per tutta la città. C'è tanto entusiasmo, c'erano tanti tifosi in tribuna a vedere i ragazzi nuovi. Vuole citare qualche nome degli ultimi arrivati oppure conta sulla squadra? Ma io non farei nessun nome, perché quest'anno contiamo veramente tanto sul gruppo, quindi benvenuti ai nuovi e bentornati, ben rivisti i vecchi. Matelica nel cuore, perché lei ce l'ha nel cuore, e quando si riparte che emozioni prova? La materia nel cuore sicuramente, perché ormai da 17 anni vivo qui e credo che questa sia diventata la mia città, ho il mio lavoro, la mia famiglia, la mia abitazione. Stiamo cercando di fare del possibile per cercare di aiutare la società, io ho sempre sostenuto molto lo sport, soprattutto i giovani, perché sono convinto che tenendo lontani dalle strade i giovani e cercando di dargli un'educazione abbiamo qualche possibilità di creare qualche uomo. Matelica nel cuore lo stiamo dimostrando con gli investimenti che facciamo, di punti di vista, il campo qui alla mia destra lo stiamo rifacendo nuovo completamente e a breve ripartiranno anche la costruzione di quattro nuovi spogliatoi, che ne abbiamo assolutamente bisogno per i nostri ragazzi. Non so se mi vuole toccare questo tasto, ma c'è qualche società che ha qualche problema, non diciamo il nome. Questo non fa bene, sei d'accordo? Ma questo fa dispiacere, perché purtroppo io penso che lo sport sia uno dei tre fattori fondamentali della vita, perché dopo la famiglia e il lavoro per me viene lo sport, questo è il mio modo di vedere la vita di una persona. Sapere che ci sono società con problemi non fa sicuramente piacere, però speriamo che siano sempre di meno.